Nome: Rosa. Davide. Ruolo e dipartimento: Regulatory Affair Manager, Dipartimento Affari Regolatori. CMO Purchasing Specialist, Dipartimento Purchasing Department. Da quanto tempo lavori in IPSA? Da ottobre 2018, quindi 6 anni, quasi. Dall'11 luglio 2022 e quindi oggi sono 2 anni precisi. Quindi, buon compleanno in IPSA. Grazie. Vi conoscete? Ni, ci siamo presentati stamattina, ma in realtà ci eravamo conosciuti, tra virgolette, durante delle riunioni. Confermo, non personalmente prima di questa mattina, ma per lavoro ci siamo sentiti su Teams o via mail. Che lavoro pensi che faccia il tuo collega? Beh, ha detto di essere CMO, quindi terzisti nel supply chain, per cui immagino interagisca con i nostri terzisti per gestire e pianificare le produzioni dei nostri prodotti. Esatto, brava. Bene. Invece Rosa penso che abbia a che fare molto con enti governativi, essendo del dipartimento regolatorio, e interagisca anche con dipartimenti interni, come ad esempio il mio ufficio, visto che ci sentiamo spesso. Sì, assolutamente. I social in ambito scientifico, pro e contro? Un pro sicuramente è l'ampliare le connessioni e la divulgazione delle informazioni che si vogliono divulgare, facendo leva sull'empatia che l'influencer ha sulla propria community. La velocità è sia un pro che un contro, proprio perché oggi è facile raggiungere l'informazione, ma questa informazione può essere anche divulgata troppo velocemente, con il rischio che non sia appunto efficace, vera e verificabile. Ah, come pro? Penso sicuramente al networking, perché hai la possibilità di raggiungere persone che lavorano in aziende dall'altra parte del mondo. E come contro invece considererei la veridicità dell'informazione e la possibilità di appropriarsi di informazioni indebite. Quali sono le competenze più importanti che un professionista del settore farmaceutico dovrebbe possedere nel futuro? Nel futuro, ma anche da subito direi, do per scontato quelle scientifiche e tecniche, quindi pensando alle soft skills sicuramente un'apertura mentale, la creatività e l'innovazione, che sono fondamentali per fronteggiare appunto la continua evoluzione del segmento farmaceutico. Io penserei alla parte sicuramente digitale, visto appunto tutto ciò che concerne l'innovazione, e anche a avere conoscenze in ambito governativo per potersi muovere perfettamente nei vari paesi. Qual è il tuo motto? Non mollare mai. E quindi in inglese sarebbe be bold and try. Credere sempre in se stessi. Vuoi fare un saluto? Sì, ciao Davide e ci sentiamo alla prossima riunione sui terzisti. Ciao Rosa, grazie. Allora alla prossima riunione. A te. No, scusate, la posso rifare? Perché passa, non c'entra niente. E basta. Non mi veniva in mente altro. L'alto e basso, il mare e la montagna, bellissimo. Anche se sono... Oh. No, niente.